Va benissimo. Adesso invito Mario sul palco, non in veste istituzionale, ma come valletto. Prego Mario. È una soddisfazione nella vita ogni tanto anche a me, perfetto. Ci mettiamo da questa parte, questo lo posizioniamo esattamente così, perché qui a San Marcello, dopo 25 anni, torna un grande artista. È un artista marchigiano che è riuscito a fare della sua passione il suo lavoro principale. È cabarettista, imitatore e fantasista. Ha partecipato anche lui a diverse trasmissioni televisive, ha vinto anche prestigiosi premi nel suo settore, ma la cosa più importante è che è riuscito a portare la marchigianità in giro per l'Italia. Signori e signori, l'artista Gianluca Grassi! Grazie, buonasera. Fatelo l'applauso sulla fiducia. La sigla serviva apposta. La fiducia se n'è andata. Grazie a tutti, eccoci qua. Grazie, possiamo sfumare la sigla, serviva per l'applauso. Oh, vedo il pubblico, abbiamo la platea, ci siete? Fatelo più grosso l'applauso, via così. Anche se qualcuno passa in lontananza, no? È vero? Si crea la musica. Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, chips. Tatti dubi dulci, bum ci bum bum. Tatti dubi dulci, bum ci bum bum. Tatti dubi dulci. Insomma, io mi sono sposato. Dice, insomma, io sto con uno, vivo con uno. Io vi giuro, ero in imbarazzo. Per cambiare argomento gli ho fatto, tuo fratello Franco, dico lui si è sposato. Dice, no, anche lui sta con uno. Dico, la miseria, ma a casa vostra in famiglia ci sarà qualcuno che ti piace la gnocca? Dice, come no, mia sorella. Vabbè, voglio dire, dopo succedono, io non vorrei... Ho visto degli sguardi. È vero, hai ragione, fate l'applauso alla signora che mi dà sempre ragione, non so se è data convinta, è vero, ma è così. Però noi in TV di solito c'ha di bello che di solito ci affezioniamo un po' ai personaggi. E allora io. I mercanti come me, più non ce ne. Buonasera signora, eravamo in pensiero, Dormo sull'erba molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande. Dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io. Lui fa così, eh? A modo mio, avrei bisogno di sognare. Non ce l'abbiamo il censore, signore, in TV hanno la censura, qua ci dobbiamo regolare un po' da soli, è vero? E allora Morandi, com'è nell'immaginario collettivo anche lui? Parte la musica come ad un concerto, sai che fa cantare il pubblico, lui arriva e si presenta più o meno così. È l'amore che ci ha cambiato la vita, vive dentro un miliardo di cuori e non si può più fermare. È l'amore, amore, che non mi fa più dormire, come un treno che viaggia veloce di notte e che mi fa sognare. È l'amore confuso, deluso, impazzito, scritto dentro mille canzoni. Questo viaggiatore, poi chiudiamo l'argomento, no, il commesso viaggiatore, tutta simpatia, Perché commesso viaggiatore napoletano, sai di questi commessi viaggiatori con la valigetta, con aria un po' indaffarata, saccente, che va anche nei quartieri a vendere qualcosa, anche nei quartieri più poveri di Napoli. E allora magari bussa una porta un po' scalcinata, gli apre un ragazzino, il classico scugnizzo napoletano, e questo signore gli dice, voglio, ci sta il tuo papà, e il bambino. Signore, il mio papà se n'è uscito, quando è entrata la mia mamma. Dice, babbo, allora vorrò dire che parlerò con la tua mamma. Signore, e la mia mamma se n'è uscita quando è entrata mia sorella. Babbo, allora chiamami tua sorella. E se ci fosse, signore? Perché mia sorella se n'è uscita quando sono entrato io. Dice, Gesù,
e chi se non è una casa, è una cabina telefonica. No signor, a casa sta là, chi ste o cesso? Vabbè, chiudiamo l'argomento, anche perché parli di Napoli e sai come lo chiudo l'argomento? Sai come lo chiudiamo l'argomento? Lo chiudiamo l'argomento Napoli con una canzone, non una canzone classica napoletana, una canzone di quei miti da bambino. Io vi chiedo scusa. Bella della sbiadita come giù, gondoliere ti prego, accompagnami a Napoli. Una gondola giuro, non corre pericoli. Se si arriva dal mare, laggiù ti rispettano, dal mare sì, a Napoli. E grazie a Napoli, vabbè, abbiamo una spettatrice napoletana, quindi mi sembrava giusto e doveroso. Va bene, io adesso però, mi togli, se no sembra l'eco, adesso facciamo un piccolo esperimento. Non mi fate spaventare, ecco. Allora, voi adesso state per formare un coro. Allora io chiamo qua Arbore, guarda, so anche il testo della canzone, guarda, è Crenetto, certo, non so se l'altra 25 anni fa l'ho fatta qua quando sono stato ragazzo, allora lo tiene lei, ecco, lo tiene lei così per dare un po', no? Ecco. Allora guarda, io prendo anche, guarda, ce l'ho qua, ecco, un po' per fare scena il clarinetto. Ecco, adesso, no Orfeo, sta tranquillo. No, non ti faccio suonare. Allora, cosa devono fare loro? Adesso, quando partirà la musica, poi con la vostra partecipazione, come in uno studio televisivo, no? Facciamo questa prova. Pubblico televisivo, studio, loro sono il coro, cosa devono fare? Quando glielo dirà, vorrei voi seguite un po' la canzone, voi insieme all'unisono, io vi metterò, guarda, il microfono così al centro, e voi insieme all'unisono dovrete fare filù 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 filà. Non è difficile, dai, tre filù e un filà. Se Orfeo, se accorda il tono con gli altri, Orfeo mi dice sì, ma filà, guarda. Oh, io li scelgo sempre adatti, signore. Abbiate pazienza, io non è che mi posso portare ogni sera tre da casa, li devo prendere qua, no? Non ce la faccio, no? È vero. Allora, adesso. Ecco, vedi, è un gioco, Giuliano. Allora, Giuliano ha già capito, vi vedo sorridenti. Allora, il coro chiaramente, mentre. Allora, vogliamo fare una prova? Cioè, devo provare. Al tre insieme, filù, 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 filà. Proviamo? Allora, uno, due, tre. Filù, 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 filà. Orfeo, però sembrava che salutavi sopra al prete sul capretto. Allora, ecco, vabbè, era una prova, dice Giuseppe. Allora, vi avvicinate qui al centro, se no non si sente. Allora io mi metto il microfono lì, riproviamo, perché tanto voglio dire cos'è, è la prova, no? Allora, al 3, 1, 2, 3, io avvicino il microfono al centro e voi filù 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 filà, insieme, pronti? 1, 2, 3, filù 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 filà. Vabbè, a me ci siamo? Vanno bene? Allora, applauso di incoraggiamento. Stasera è difficile pure per me, Orfeo non me l'aspettavo proprio. Orfeo. Vabbè. Allora, chiaramente il coro, mentre c'è la canzone, dovrebbe no, ondeggiare, guarda, per creare il ritmo, dovreste questa cosa e ti fa subito l'occhietto. Divino Orfeo. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Vai, pronti? Il clarinetto con ste zampe però, che è? Pronti? Quello che fa filu 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 filu. Metti che lei non è un artista e questa cosa non fa certo un bel effetto. Guarda, ci ha preso gusto, Il clarinetto, bravi, bravi, si butta un po' giù, altra strofa e altro coro. Non c'è emozione né soddisfazione.